Crollo di mercato maggio 2021. Vediamo assieme due view antitetiche che in questo momento stanno caratterizzando l'operato dei player istituzionali. È molto interessante soprattutto perché mette in contrasto tra loro due aspettative completamente diverse. Tra parentesi, è adesso che si vede la differenza tra un operatore di borsa professionista o un cialtrone di 20 anni che è in preda al panico per quello che sta accadendo. Se noi andiamo ad analizzare la price action di Bitcoin, ci rendiamo conto che la tanto attesa capacità di tenuta del $42.000 non ha dato soddisfazione. Anzi, è stata perforata e si è spinta fino a $38.000, quella che in questo momento è un livello di prezzo che è in sintonia anche con l'andamento della media mobile a 200 periodi. Attenzione! Questo indicatore è fondamentale perché tutti i gestori di fondi, che siano azioni, obbligazioni o in questo caso digital asset, guardano attentamente questo parametro, ossia la media mobile a 200, che se dovesse essere perforata nelle sessioni successive, cambierebbe drasticamente il mood di mercato perché passerebbe da rialzista a ribassista con tutta una serie poi di conseguenze pratiche che riguardano proprio la price action di Bitcoin. Faccio notare come da quando seguiamo con molta attenzione la bull run di Bitcoin dall'inizio dell'anno, anche lo stocastico si è rivelato un indicatore interessante, vale a dire che durante pesanti affondi, quando la lettura dell'indicatore scendeva sotto 20, successivamente ci si poteva aspettare una reazione tecnica di una certa consistenza. Sottolineo che non si fa trading con gli indicatori, ma gli indicatori possono essere utili qualora devo implementare una strategia di entrata o d'uscita perché confermano le mie aspettative. Che cosa è accaduto? Il trigger event è rappresentato dalle esternazioni velleitarie di Elon Musk, che ha scatenato, come potete vedere, un crash di mercato che ricorda vagamente il giovedì nero dei mercati finanziari tradizionali. Ora, qui all'interno di questo articolo vengono fatte tante analogie con quello che ha passato in precedenza e anche con le preoccupazioni, le paure che hanno gli operatori, proprio i player istituzionali. Io voglio portare la vostra attenzione su due appunto view di mercato che sono tra di loro antitetiche. La prima, richiamiamo le Bitcoin Treasuries, ossia quel gotha finanziario fatto di grandi player istituzionali, alcuni di questi sono molto ormai conosciuti, che consente di conoscere l'esposizione direzionale che hanno grandi player su Bitcoin. Come potete vedere, Tesla continua a mantenere il suo stake istituzionale di 1 miliardo e 500 milioni di dollari di controvalore, il che rapportato allo staking, che come potete notare è di 43.200 bitcoin, ci porta a un prezzo medio di $34.800. Questa è la soglia del dolore per chi opera come istituzionale. Per quale motivo? Perché se Bitcoin dovesse scendere ulteriormente e perforare anche questo livello, aziende come Tesla si troverebbero nelle condizioni di dover rettificare la loro partecipazione portandola in equity negativa, con tutta una serie di impatti negativi poi sul bilancio di Tesla. E abbiamo visto come Tesla sia riuscita ad ottenere una trimestrale particolarmente avvincente durante il 2021 grazie a plusvalenze realizzate vendendo, smobilizzando una piccola parte di questo stake istituzionale. Grandi società continuano la loro fase di accumulo in questo momento, tipo MicroStrategy o anche Galaxy Digital, però se vado ad analizzare sempre il sentiment di altri operatori istituzionali cambia radicalmente rispetto a questa view positiva, in quanto, come potete vedere, Clem Chambers, che è il CEO di un noto piattaforma
di brokeraggio anche per il mondo cripto. Trovate poi tutti i riferimenti in fondo all'articolo, alla redazionale. Parla della fine del four cycle per Bitcoin, di un ciclo quadriennale che termina proprio in relazione al trigger event che è connaturato con le esternazioni di Musk, e fa una serie di lancia una serie di moniti in relazione a quello che era accaduto nel 2018 e successivi mesi, vale a dire che ci può aspettare a questo punto anche l'arrivo di un nuovo crypto winter barra crypto autumn, ovviamente diverso come dinamiche rispetto al 2019, ma con delle analogie per quanto concerne proprio le price action. È inutile negare che in questi ultimi, soprattutto due mesi, c'è stato un forte afflusso di retail sprovveduti, soprattutto molto giovani legati alla Millennium Generation, che hanno investito a occhi chiusi, come se fosse andare a comprare le caramelle al supermercato, in tutti quei argomenti, temi di investimento che sono letteralmente esplosi, tipo la DeFi o il mondo degli NFT. Comunque, secondo questa view, noi saremmo innanzi adesso a un nuovo crypto winter che potrebbe plausibilmente andare a portare la quotazione di Bitcoin anche fino a testare i $20,000, il precedente massimo relativo, con tutta poi una serie di conseguenze pratiche per te, per correlazione positiva delle altre cripto. Passiamo ad un altro documento che a mio modo di vedere è interessante, che non è facilmente reperibile in quanto è un paper pubblicato dalla Fidelity Digital Asset Management per tutta la clientela istituzionale e per la clientela Prime, edito, inviato, fatto pervenire ad inizio anno, e come potete vedere è stato firmato da Jarin Timmer, che è il direttore della Global Macro Development dei Fidelity Global Asset Allocation. Quindi stiamo parlando del secondo gestore di risparmio al mondo per AUM, Asset Under Management. Ebbene, loro, analizzando tutte caratteristiche di natura dinamica, monetaria, inflattiva, di prezzo di Bitcoin in questi ultimi 12 anni, hanno, addirittura richiamano anche la legge di Metcalfe, molto interessante per chi non lo sapesse, poi vi lascio eventualmente in descrizione un link di un mio precedente video che spiegava che cos'era la legge di Metcalfe, che è probabilmente più idonea a recepire, a raccontare, a descrivere proprio la price action di Bitcoin, che le aspettative che avevano loro come operatori istituzionali era quello di una elevata compressione della volatilità di Bitcoin nei mesi o anni a venire, in conseguenza dell'arrivo di tanti player istituzionali, di tanti migliaia, milioni di high net worth individual person, ossia investitori che hanno grandi capitali e si possono permettere di andare a allocare un certo tipo di cifre su, ad esempio, la criptosfera. Questo tipo di arrivo di nuovi investitori avrebbe, secondo loro, modificato proprio la volatilità di mercato, abbassandola significativamente, cosa che pertanto non avrebbe più permesso di vedere estensioni e correzioni di una certa violenza che avevano caratterizzato ad esempio il 2018-2019. Ebbene, questo tipo di paper, a quello che è accaduto in queste ultime 48 ore, è stato completamente disatteso, se non altro per l'aspettativa che loro hanno in relazione alla volatilità. E la volatilità, guardate, che è fondamentale per chi investe molto denaro, perché è quella che poi ha un impatto diretto con la propensione a rischio di ogni investitore. Un conto è vedere una posizione che scende step by step, poco a poco, e consente di metabolizzare anche psicologicamente la perdita. Un conto è uno che fosse entrato, che ne so, un mese fa, e adesso si trova quasi con meno 50% di contrazione in termini di equity, ha un impatto devastante anche se la propensione a rischio è particolarmente elevata. Poi non dimentichiamoci mai che, essendo operatori istituzionali, che cosa succede? Che loro raccolgono denaro per conto terzi, lo vanno ad investire. Se l'investitore, ossia il loro cliente, vede che la sua posizione è girata, è diventata negativa di molti punti percentuali in poco tempo, sapete cosa fa
lo smobilizzo nel momento in cui, in questo caso Fidelity Digital Asset riceve la richiesta di smobilizzo, è obbligata a vendere le dotazioni, vendite che a loro volta poi vanno a riversarsi sul mercato accentuandone la discesa. Ci sono, proprio richiamando a questa lettura che è stata fatta in precedenza con la possibilità che il mercato possa andare a scendere ulteriormente, delle analogie con il crash di borsa dello scorso anno di marzo 2020, quando venne chiamata mondialmente la pandemia. Ci ricordiamo che cosa stava per accadere, quali erano i sentiment di mercato, vale a dire: sta per finire il mondo, vendi tutto, voglio avere il mio patrimonio puramente liquido sul conto corrente. Poi, a distanza di qualche mese, ci siamo resi conto che la liquidità è lentamente ritornata. Io l'ho battezzato proprio effetto tsunami indonesiano: prima tutto esce dal mercato e poi, quando ci si rende conto, ma forse la reazione è stata un po' esagerata, ritorna con la stessa veemenza e dà impulso alle quotazioni. Il sentiment, comunque, come abbiamo potuto appena menzionare, è suddiviso. Ci sono due correnti: chi ritiene che è iniziato il crypto winter e chi invece considera, prendendo ad esempio l'esposizione che hanno le Bitcoin Treasuries, che dobbiamo vedere se effettivamente verranno performati dei livelli chiave, perché a quel punto lì sì, Tesla se la passerebbe male per le conseguenze pratiche di un investimento che gli si gira a contro. Vi lascio in descrizione tutti i link per andare ad approfondire e leggervi i redazionali e anche i report che abbiamo appena visionato assieme.